Sono 180.000 i cittadini che ogni giorno scelgono il treno per spostarsi all'interno della Toscana. Il contratto di servizio fra Regione e Trenitalia prevede una spesa di 237 milioni di euro all'anno per la copertura di quasi 23 milioni di chilometri di linea ferroviaria. In Toscana 92 treni su 100 sono puntuali, secondo i dati della Regione. La linea più efficiente è la Firenze-Pisa, quella meno efficiente collega Firenze a Faenza, ma se oltre alla puntualità guardiamo ai tempi di percorrenza, ci sono altre pesanti criticità come la Firenze-Pistoia-Lucca, la Pisa-Lucca-Ulla o la linea Frassiene-Dempoli. Il primo passo della Regione per velocizzare i tempi di percorrenza è stato attivare i treni veloci regionali. Ridurre i tempi di percorrenza mettendo in composizione al servizio universale, cioè le fermate in tutte le stazioni, alcuni treni veloci che possano collegare i capoluoghi di provincia con il capoluogo regionale e quindi con l'alta velocità nazionale. Abbiamo abbattuto i tempi di percorrenza e dobbiamo fare in modo che questa innovazione che ha riguardato Firenze, Pisa, Grosseto e Arezzo possa riguardare anche gli altri capoluoghi provinciali e per questo stiamo lavorando. I Regio Star hanno riscosso il consenso dei viaggiatori, su quelli per Pisa viaggiano ogni giorno 2.200 passeggeri, su quelli per Arezzo 700. Quando sarà possibile attivarli anche sulle tratte ferroviarie che collegano Firenze agli altri capoluoghi di provincia? Abbiamo convocato una riunione tecnica con Rete Ferroviaria Italiana per riprendere un discorso di progettazione sulle linee più deboli regionali e purtuttavia il nostro impegno, che sembra rallentato in questi mesi rispetto all'introduzione di nuovi treni veloci, è dovuto ad un'attenta progettazione che non crei disagio agli utenti cittadini sulle linee più deboli. Da Pistoia verso Lucca abbiamo una linea a semplice binario e quindi il traffico ferroviario risente di un appesantimento non potendo fare gli incroci se non nelle stazioni. Lo stesso vale per Siena collegata con Empoli e quindi Firenze. Qui abbiamo maggiori difficoltà a introdurre immediatamente un nuovo treno veloce e purtuttavia stiamo lavorando in questo senso. In quali tempi più o meno? Ma pensiamo già entro l'anno di produrre una innovazione su Siena che attende questo servizio e poi di prendere la progettazione del servizio per la linea che riguarda Lucca. Su Lucca e sulla Faentina abbiamo le peggiori performance dal punto di vista dei risultati, della puntualità e della qualità del servizio che viene erogato. Questo dipende anche dall'introduzione di un nuovo sistema che garantisce la sicurezza della circolazione dei treni e quindi è un sistema che per legge deve essere introdotto e che è giusto che sia introdotto. Questo produce dei ritardi che sono oltre la media regionale e quindi dovremo trovare anche qui la modalità di costruire un servizio che sia sostenibile dalla nostra infrastruttura. Vi faccio un esempio: fra Pistoia e Montecatini c'è un progetto di raddoppio che costa circa 108 milioni di euro, 70 di questi ne metterà la Regione e purtuttavia la progettazione è sempre complessa e in questo caso la deve fare la progettazione della Rete Ferroviaria Italiana che ha competenze e conoscenze in materia. Per migliorare il servizio è necessario anche rinnovare la flotta, visto che l'età media delle carrozze e delle motrici in circolazione in Toscana è 20 anni. Dal 2000 al 2008 in Toscana sono stati spesi a questo scopo 305 milioni di euro, di cui 72 stanziati dalla Regione. Dal 2010 al 2014 è previsto un ulteriore investimento di 210 milioni di euro, con l'assegnazione di 150 nuove carrozze. L'altra innovazione si può avere con un servizio che possa avere anche il rispetto del contratto che abbiamo con Trenitalia, cioè fornitura di nuovi treni. Stiamo rimodulando questo accordo perché c'era un ritardo nelle forniture da parte di Trenitalia. Per il 2011 avremo la fornitura di 7 nuovi treni, 4 sono treni diesel e 3 elettrotreni che disporremo secondo una programmazione pluriennale guardando nell'immediatezza a risolvere problemi urgenti che si sono verificati in alcune linee, in alcune parti del territorio. Ci sono penali a carico di Trenitalia se la qualità del servizio non è all'altezza degli standard concordati. Facciamo un'opera attenta di monitoraggio, abbiamo un ispettorato regionale, sono dei nostri funzionari che con un programma ben preciso controllano la qualità dei treni, del servizio che viene svolto, della puntualità. Dobbiamo dire che le statistiche sono incoraggianti, sono tranquillizzanti, invece noi non siamo così tranquilli e incoraggiati, siamo incoraggiati a fare meglio. Nel 2010 sono state effettuate 11.700 ispezioni e le penali a carico di Trenitalia sono arrivate a 786.000 euro, 300.000 in conseguenza di ritardi e soppressioni di corse, 486.000 per scarsa pulizia nelle carrozze, porte malfunzionanti, informazioni insufficienti ai viaggiatori, impianti di riscaldamento o di aria condizionata rotti,
convogli con un numero di carrozze inferiore al necessario. Anche i cittadini hanno diritto a rimborsi, i cosiddetti bonus. Nel 2011 in Toscana ne sono stati erogati 25.000. Tradotto in euro, dall'aprile 2010 all'aprile 2011 i pendolari hanno ricevuto 1.830.000 euro, di cui 1.200.000 per il 2009 e 500.000 per il blocco totale causato dalla nevicata di dicembre. L'arrivo anche in Toscana di compagnie private può innescare meccanismi di competitività favorevoli al servizio per i cittadini. Il 18 giugno la compagnia Arena Ways dare il via a un collegamento fra Torino e il porto di Livorno, rivolto soprattutto ai turisti e in particolare ai croceristi. In questo caso ci saranno due treni al giorno che da Sestri e da Santhià porteranno dei croceristi al porto di Livorno. Si tratta di un incentivo ulteriore, di una positività per parte delle attività legate al porto di Livorno che noi vediamo molto positivamente. Crediamo che la regolamentazione in questo campo debba rimanere pubblica e però ci debba essere anche l'autorizzazione perché nelle fasce cosiddette a mercato possano viaggiare anche dei concorrenti che in questo caso si rivolgono al turismo, ma che in futuro, visto che noi dovremmo fare nei prossimi anni una gara per riassegnare il servizio ferroviario, potrebbero essere degli elementi di ulteriore competitività dell'intero sistema regionale, non solo per la Toscana.